Tornati ragazzi, linea di basso geniale, come l'ho definita io, numero 3, un brano degli anni 70, Bicycle Race, forse non tra i più famosi di Queen, ma non per questo meno bello, anzi. Il brano io l'ho inserito tra quelli appunto geniali, perché secondo me la linea di basso qui è veramente storica. Volevo prendere un attimo in esame due parti del brano, ovvero la parte in La bemolle, che l'ho considerata parte B, mi sembra, sezione B, che fa più o meno, ve la faccio lentamente, gira sugli accordi La bemolle maggiore. Si bemolle minore e la linea fa così. Quindi cosa fa il nostro grande John? Sul primo accordo La bemolle, un debu, pa, e va in Si bemolle minore. Quindi è La bemolle, Do, La bemolle, quindi tonica, terza maggiore, tonica, tonica di Si bemolle minore, terza minore, Si bemolle, minore, torna La bemolle. E fa tonica, quinta, ottava. Allora, io ho scelto questa diteggiatura, ma ovviamente può fare in mille modi. Poi il passaggio dopo mi sembra fa. L'altra parte, quella che ho definito sezione A, la strofa praticamente, è molto, molto, molto piena di groove, la ritmica qui è fondamentale e ci inserisce anche un po' di slap, pop, come lo chiamate, quindi lo strappo, diciamo. Lentamente, ora non ho il metronomo a portata di mano, comunque fa. Anzi, c'è la pausa. Ditemi se non è geniale questa linea, quindi con molti note staccate, slap, pop, sempre stando attento all'armonia, quindi a far sentire la tonica, quindi sul Si bemolle minore che è il primo accordo, qui fa settima minore, ottava, torna sulla tonica. Qui c'è un sol bemolle settima, lui fa la tonica, sol mi sembra diminuito, non ricordo, tonica anche qui, e arriva sul Si bemolle minore con la sensibile, quindi una nota fuori dall'accordo, ma che lo porta. Dopo ci sono anche dei vibrati, se non ricordo male, dei trilli, quindi degli abbellimenti. Quindi questo brano vi consiglio di studiarlo pezzetto per pezzetto perché è geniale, è bello. Presenta una discreta varietà di accordi e quindi è un ottimo esercizio, un ottimo studio.
e spero che vi possa essere utile e soprattutto che vi piaccia. Quindi ci vediamo alla prossima linea, un saluto e al prossimo video.